Testolina blu all'attacco, ciao. Scusate, era tacitato il microfono, adesso va. E dicevo, finisco un secondo questo perché poi lo impacchetto. Oggi parte. No, scusate, domani parte, ma oggi deve essere impacchettato. Ho fatto un ultimo tentativo su IG, vedi se ti è arrivata la risposta. Domanda non sono più in ogni. Oggi è un po' stanca tu. Allora, intanto grazie Miranda dell'aiuto perché ho provato anch'io più volte a farla quella cosa lì, non mi dà la risposta. Anche prima ho guardato, dopo ricontrollo, ma c'è qualcosa che non va. Grazie comunque che vi prestate ad aiutarmi a volte in queste cose, cercare di capire, ma a volte IG secondo me semplicemente funziona male. Mentre per quanto riguarda le risposte, quelle per Air Moon, no, ecco, lì funzionano, quindi fate pure, segnate perché li arrivano e così ci aiutate perché stiamo facendo questa cosa delle storie, ma che sostanzialmente creiamo il soggetto del disegno sui sondaggi, per cui voi rispondete e noi poi faremo la diretta e il soggetto lo inventiamo a seconda delle risposte che ci sono arrivate, ma quello funziona, per cui lì andate tranquilli. IG è un po' macchinoso, ma penso di essere riuscito. In realtà no, è facile, devi solo, cioè è che a volte si cosa da solo, quello è il problema. Però le domande che invece vi avevo chiesto io, ecco, no, quelle non vanno, non so per quale motivo. Quelle non stanno andando. A volte si incastra, letteralmente. Adesso forse ho tante storie, non lo so perché non sta funzionando come dovrebbe. Perché avevo provato anch'io, ma a me non faceva vedere, ma dicevo, bah, forse non me lo fa vedere perché sono io che ho fatto il sondaggio. In realtà no, perché appunto neanche Miranda, neanche altri è proprio. Ciao Teiera! Sì, ma infatti pazienza, grazie di averlo fatto, sinceramente davvero molto. Grazie, cuori per te, anzi, mi fa mia figlia doppio cuore, perché adesso siamo giovani e facciamo queste cose. Oggi dovrebbe arrivarmi un pacco, sto aspettando, quindi se scappo su abbiate pazienza, perché sto aspettando il corriere, non da Amazon. È un nuovo strumento a cui dovrò trovare un nome. Che userò ovviamente durante le dirette. Come state voi ragazzi? Tutto bene? Adesso volevo finire un attimino qua. Comunque il mio cane è fantastico. Ma non sullo scatolone che devo usare per spedire roba. Yanet, ti puoi spostare per favore? Non è un tappetino, è uno scatolone, non sei un gatto, grazie. Cioè, porto su uno scatolone perché ovviamente li tengo, no? Perché quando devo spedire roba mi servono delle scatole. Siamo mugoli. E niente, sostanzialmente lui mi giro, lo trovo, l'ho anche fatta la foto, mi giro e lui c'era sopra. Vuoto ancora, non c'è dentro niente perché devo preparare i pacchi, il pacco. Solo che devo fare la telecamera spente perché è un regalo, sono due regali, ma non lo sanno che sono due. È una situazione un po' particolare, vi racconterò.
dopo San Valentino. Tutto bene, serve trovare un nome, presente. Tutto bene, a parte il fatto che ho vinto una raffica. Ma questo ce lo dicevi già ieri che hai vinto una raffica di trasferte. Ma più che altro, come va la tosse? Ero su un altro canale, quello di Airmoonbee, appunto. Andate a mettere segui anche lei perché faremo una diretta insieme. E sentivo parlare di patatine, quelle che una volta si usavano come anelli, ma poi cresci e le dita non ci stanno più. Oh. Bene, cioè, siccome siamo a giugno, parliamo di vacanze estive. Dove andrete questo agosto? Sì, sono un po' sbruccata. Io ho ancora dei regali di Natale da consegnare. La mia alterna la cuccia, la cucina, non le piace nel rumore del trapano. Questo rompe pure a me. Ti senti meglio? Sì, un po' meglio. Ieri appunto non ero a posto, infatti mi sono lavorato la mattina, poi pomeriggio, cioè da dopo pranzo, siccome poi dovevo portare il tasso a far cose, mi sono riposata e diciamo che l'enterogermina aiuta e sto meglio. Suppongo che si sia, perché so che gira l'ennesima versione della gastro in asilo. Per come mi sentivo, mi sapeva un po' di mal di pancia, ecco, che poteva essere inerente e coerente a questa diagnosi. La tosse c'è ancora, il taglio che ho in bocca è stato fuori, che me lo sono fatto da... Sì, questo ce l'ho, l'hai scritto su Facebook, e avrei morsi, sarei morsicato, succede di morsicarsi le guance. Intanto ci si sveglia la mattina con le guance mozzicate. Il dentista mi ha parlato che ho il morso da un camano, ma quello te ne sei accorta, ho smesso di tirare l'osso, che mi avete messo a zoom. In realtà non ti ho guardato così tanto, cioè stavo servendo altre persone, per cui ti ho visto morsicare il coso, ma non... cioè sì, stavo dando del cibo agli altri giocatori, quindi non ho focalizzato la mia attenzione. Non mi chiedere delle vacanze, ancora tranquilla, era così un po' una provocazione, perché ammetto che comincio a sentire voglia di ferie. Ma no, era una scena che stavo improvvisando. In che senso? Quanto manca Pasqua? Siamo solo a Carnevale, quindi... Timbriamolo, sto coso qua. Devo anche fare la diretta del timbro, dove mi farò un timbro, ma devo, non so cosa scegliere come soggetto.
troppo grande. Niente, devo fare un'altra roba allora. Ma la faccio dopo. Non c'è l'acqua qui? Ma dov'è l'acqua? Se l'ha bevuta mio marito ieri? Bello. Io ho sete. Vabbè. Allora. Visto che non mi è passata così di solito a farla a fronte virgolta. Perché? Quale virgolta? Ho casino. Ah, non lo so, ti faccio fare il committente. Tra l'altro, se vuoi scrivergli due righe, io le stampo e gliele metto dentro. Però devi farlo al volo perché faccio tutto l'impacchettamento appena finisce la diretta. Quindi, se vuoi, volentieri ti scrivo. Scusate un attimo. Bello, la gente che mi chiama sempre quando sono in diretta. Aspettate un attimo. Due righe, non un papiro da 150.000 fogli. Allora, passiamo a quello che devo fa che volevo fare oggi. Prima di tutto, cosa importante. Ah, cavolo, c'è anche quella cosa là. Ma quante cose devo fare? Allora, prima di tutto, cosa importante. In settimana farò la diretta dei sogni e settimana prossima metto quella degli sketchini, parte 2. Domani vorrei fare la parte 2 di quella sul tubo, ma manca una sfida. Non abbiamo attualmente sfide attive qua su Twitch, per cui secondo me potete, pensateci, io accetto suggerimenti, che cosa vorreste vedere, cosa vorreste vedere, cosa vi piacerebbe fare o vedermi. Ops, ho battuto la lampada. Fatemi sapere. Ehi, mi sono letteralmente bastate 2 righe per far piangere Marghe quando le ho regalato il corvo che. Ok. Va bene, scrivi 2 righe così poi io le faccio. Faccio copia, cioè, te lo stampo e glielo metto dentro. Anche perché lui si aspetta una cosa, non più di una. Allora, che cos'è questo? È un quaderno a fisarmonica. È abbastanza lungo. Questo io l'ho comprato in Giappone. Infatti, il tessuto è così originale. Qui probabilmente ci andrebbe la loro una stampa. Si può vedere in vari modi, cioè, ovviamente puoi fare così. Aprirlo in questo modo da una parte e un foglio ripiegato e dall'altra, ok? Non l'ho mai usato, ma adesso volevo usarlo e volevo incentrare le cose qui dentro a tema carpe, perché è tanto che non disegno carpe, veramente veramente tanto. E ho voglia di disegnare carpe, per cui credo che io qua lo dedicherò solo ed esclusivamente a dipingere carpe. Non ho idea, che non ce l'ho, di come sia questa carta, per cui adesso andiamo a provarla. Intanto, in effetti, mi rifaccio il mio timbro qua, perché è mio questo quaderno, e voglio che si sappia. Approvo l'idea di usarlo per le carpe. Poi sono un po' in ansia invece per le cose che devono arrivare. Ecco.
forte lo schedule che non facciamo il test per la sfida. Ok, ma come la vorresti formulare? L'acqua ce l'ho, sì. Come la vorresti formulare? Intanto io vado a provare un attimo i pennelli e i colori su questo genere di. Ovviamente proverò il blu, mi pare che meglio non prova il blu. Stare attenti qua. Mamma mia, ragazzi. Bello. Facciamo un po' di prove. Questa carta è terribile, già lo so io. Iperassorbente. Oh, passa dietro? Eh sì, si può usare solo da una parte. Ci sarà da divertirsi. Ok, bello, piace. Allora. Ok, bisogna scegliere la canzone, ma come la scegliamo la canzone, Miranda? Massa passiva di sintesi. È proprio carta tipica questa loro. Una che piace a te, eppure fa un sondaggio, sta per la scritta per il regalo basta scrivere fotobombe, cioè? Ma io ho delle canzoni che ovviamente mi piacciono e che si potrebbero prestare. Uno è Niño della Luna, non so se la conoscete. Vai Klaus, spiegaglielo tu, vuoi che glielo spieghi io? È un pacco special. Detta così, guarda, questa è molto riannabile. Io andrò avanti a fare le prove sulle questa carta pazzesca, cioè. Guardate cosa è successo. È il figlio della luna, Niño della luna, non so di preciso come si dica in lingua. Se provassi a farla qua doppia, tipo, cosa succederebbe? Però voglio più cose.
facendo macchie di colore, sì, esatto. Poi ci disegnerò sopra qualcosa. Chi è che l'ha fatta l'originale? Oddio, un vuoto. Ma che nefasto presagio, Klaus? Madonna, quanto sei tragico! Mamma mia, nefasto presagio, sti cazzi, dai, Madonna, è bellissimo l'effetto. Allora, il fio della luna. Ah, dei Meccano, ecco di chi è. Però, Meccano, però non so quella originale. Ah no, sono Meccano, ok. È dell'86. Vuol dire che se io uso questa capelli pazzesca sta carta comunque veramente irreale, sono carte alle quali non siamo abituati noi. Vedete, se questa è il tipo di carta che se la bagnassi sotto verrebbero dei bellissimi effetti, ma adesso non ho modo di farlo. Cioè, non ho la base. Ho delle carte così e onestamente faccio fatica a trovarmici perché non entro nel dettaglio, devi veramente lavorare sempre di coso, di iper mega sintesi. Usare i colori, gli acquerelli, questi qua, quelli glitterati. Tanto non ho ancora, devo ancora usare i temperelli. No, com'è che li hai chiamati la cosa? Figata, mi sono divertendo un sacco. Come si chiama quella penna? Ah, non lo so, è un pennino a china giapponese, preso in Giappone. Questo. Probabilmente è per scrivere, non sono sicura sia per disegnare. Hanno una resa diversa. Ma
anche così come resa. L'azzurro invece come sarà? Che è qua. Bellissimo. Bellissimo. Aspettate, sono fuori macchina. Sì, scusate, torno in camera. Mi sta dando un'idea per fare dei disegni proprio così, cioè delle tavole, trovando la carta giusta, proprio in grande, da fare così. Comunque il pacchetto è per un mio amico con cui giocavo ad Uno, lui ha ordinato qualcosa per la moglie, si troverà anche il mio regalo. Sì, la cosa divertente è che quello della moglie è arrivato dopo, solo che ovviamente lui non lo sa, e quindi stiamo facendo tutto in segretezza che, cioè, ragazzi, manco... Se è troppo. Si riesce ad andare sopra almeno un po'. Che bello, sembrano le scaglie. Siamo una squadra di Black Ops, esatto. Beh, come detto l'altro giorno ad Augustus Dux, Andrea, mio marito, praticamente ormai è un corpo corporativo. Allora, in realtà io sto facendo questo genere di bozzetti, a parte che, vabbè, perché ho dei progetti in mente, stavo pensando di farli sia su carta che su ceramica. Ci saranno delle novità a breve, ragazzi. Proprio.
Scusate, suona il corriere, arrivo. Eccomi! Scusate, è arrivato tutto. No, non so lavorare la ceramica, nel senso che non faccio, non modello, non sono capace di modellare, ma ci sarà un'implementazione della mia offerta. Sono là, è là. Il nome... non lo so, io non sono brava in questi giochi. Sono curiosa, vorrei fare un unboxing in diretta, ma aspetterò, dai. Ok, e là è... Pensavo fosse più grande, in realtà non è così gigantesca. Quelle saranno le tazze, sicuramente. Dai, aprirò solo quelle, dai. Vediamo un attimo. No, l'avevo immaginato, ma perché Red Hot? Cioè, nel senso... Io sono veramente curiosa come una scimmia, perché non riesco a evitare. Vabbè, magari sposterò questo, così viene meglio. Quando si asciuga, che non va male. Ti dirò, mi era venuto in mente fossero quello, però red perché le mogne sono rosse.
Sì, no, ma non è un pagliaccio quello, per quello non capivo. Sì, ci arrivo a saper l'inglese fino a quel punto, Klaus, grazie. Questi sono i fogli, lo scotch, i pennarelli. Pensavo che lo scotch fosse di più, non è tantissimo, vabbè. I fogli, perfetto, qua ci siamo. Questo è uno. Diretta, assolutamente. Cioè, più in diretta di così se muore. A tirarle fuori da qua. Riuscirò a tirarle fuori da qua senza distruggere nulla. Ce la faremo, faremo così. Incastrata. Avevo un sospetto. Grazie. Sono fredde adesso. Ovviamente va lavata, mancherebbe. Va bene. E questo sospetto da cosa era arrivato? Vediamo la cricut proprio, spostiamo questa. Lavoro dietro verso quella castagnata Magatron. Magari deciderò io il nome, ma ok. Ma va di moda, sì, ma in realtà è una cosa a cui pensavo da un pochino. Non faccio le cose per moda, in realtà. Ma siccome mi chiedono tasse, vediamo. Vediamo, Klaus, perché.
Eccola! Wow! Figata! Vabbè, adesso qua ovviamente ci sono le istruzioni, tutto quanto, e poi lo farò dopo. Non adesso. E farò anche una tazza di prova. Ok. Torniamo alle vecchie cose. Ok. Sì, no, ora puoi dire che torniamo alle solite alle cose classiche, cioè quello che è il mio lavoro standard, cioè questo, disegnare. Preferisco definito speciale. Ok, grazie. Ora per questa ci vediamo. Ciao Klaus, buona giornata. Ti tengo informato sulla spedizione che dovrebbe partire domani, come ti avevo detto prima, ma ti dirò. Ma quindi, vabbè, dopo ti chiedo lo scritto, altrimenti metterò davvero fotobombe. Grazie, Fra, mi hai dato un'idea su come usare le carpe in futuro. Bene, sono felice di questa cosa. È moltissimo che non le disegno in generale e neanche in maniera così sintetica. Però ogni tanto un po' di sana sintesi, secondo me, ci vuole, rilassante per la mente. Ma Miranda, perché non partecipi a Pennelli e Caffè, tu? Adesso c'è quella di Carnevale, l'hai vista? Maybe it's the way that we feel.
perché c'è questo. Aspetta, fammi vedere. È perché c'era il coso sotto. Grazie comunque. Ah, guarda, voi fate sempre benissimo a segnalarmi le cose che non vi funzionano durante il live. In generale, se non vedete immagini bene, io non sempre me ne rendo conto, uno, due, magari ho delle da me vanno, per cui questo era semplicemente questo messo qua. Non riesco a disegnare al momento, ci sono periodi in cui mi capita. Adesso si vede la chat, sì, era solo quello. Ok, va bene. Beh, pennelli e caffè c'è ogni mese. Se hai voglia una volta di provare, mi farebbe piacere vedere il tuo contributo alla challenge. Adesso, ok. Io posso andare avanti a disegnare pesci molto a lungo, è molto rilassante. Almeno a me piace tantissimo, soprattutto sfrutto il fatto di poter usare questi colori che di solito uso poco perché io effettivamente sono un po' tradizionalista, un po' tanto. Succede se io bagno prima il foglio e poi ci metto il colore qua. Nulla in realtà, non cambia molto. Consistenza diversa, si sente tantissimo. Una delle cose più difficili che ho dovuto fare in vita mia è stato liberarmi dalla sensazione di dover sempre fare le cose appunto perfette, no? Di, ah, beh, ho questo bellissimo album e allora lo tengo là tanti anni perché sennò lo uso in maniera impropria e poi me ne pento. Oh, per carità, è successo, cioè ci mancherebbe, assolutamente successo, però si sopravvive, per cui... Poi magari invece eviti di fare cose perché hai paura, no, lo userò la prossima volta, lo farò meglio
E poi in realtà non lo fai ed è un gravissimo errore perché intanto poi pian piano ti fermi perché avrai sempre più paura di sbagliare. Questo qua ce l'ho da tanti anni, veramente tanti, e sono anni che non pensavo di usarlo anche perché non trovavo. Poi stamattina mi è venuto in mente di poterlo. Ne ho un altro in realtà che ho preso più di recente con una carta diversa, non è questa. Ma ho pensato, ci faccio le carpe. Ho detto, no, ma aspetta, ma le carpe andranno benissimo su quello giapponese. E allora ho deciso di. L'ho pescato, l'ho trovato, perché già una cosa, questa è una cosa buona. E ho deciso di usarlo. E mi piace, mi piace, mi piacciono tutti questi pesciolini con cui sto riempiendo questa cosa qua. Perché io sono appunto dell'idea che intanto schizzare in maniera veloce sia estremamente salutare. Perché pensi poco, ma ti devi comunque concentrare molto. Io sono piena di fogli per disegnare perché ho comprato varie carte. Poi mi sono accorta che sono piena di tattooini per scrivere che mi hanno regalato nel tempo. Sì, mi piacciono, sì, hai ragione, ma in quei periodi che ti dicevo non riesco a metterli. Ah, vabbè, ma questo Miranda capita tipo a tutti, cioè non ci sono periodi nel quale probabilmente hai bisogno di riposare la mente dal punto di vista del disegno o stai immagazzinando altre informazioni o tutte e due, cioè non è che si può disegnare sempre allo stesso modo, nello stesso. No, non esiste, ma neanche io. Cioè, non lo faccio io, non lo fa nessuno. Poi ci sono periodi in cui mi riescono meglio certe cose, e poi con le stesse cose non mi riescono più bene, o non ho più voglia di farle. Quindi è assolutamente normale quello che mi stai raccontando. No, è arrivato. Cavolo. Ciao. Come stai, caro? Oggi sto facendo queste cose qua. Su questo quaderno che è giapponese, è davvero giapponese. Provando acquarelli, ho deciso che li faccio glitterati perché mi piacciono e non li uso mai, e quindi userò questi. Ma poi ti sei perso un unboxing imprevisto. È arrivato il pacco che stavo aspettando. La Cricut. Poi ah, stavo dicendo ad Augustus Dux che è arrivata la Cricut. Grazie, Teiera! Come stai? Mi serve di bere.
Allora, la scatola delle tazze che vedo, a parte una, per il resto sono tutte cose per cui serve il plotter, perché ci sono delle carte particolari, tu col plotter disegni in digitale, hai i programmi adatti e poi li fai, lui te lo taglia tutto per bene, con delle carte glitterate, con degli effetti marmorizzati, con delle sintesi particolari, ma noi no, signori, no, noi su questo canale faremo le tazze disegnandole come sta facendo adesso, cioè con i colori apposta, ma noi andiamo avanti così, testardamente, contro la tecnologia, o meglio, piegandola alle mie necessità. Poi valuterò se mettere, quale shop usare, perché ci sarà, cioè io ho sia Etsy che Patreon, e anche Patreon ha lo shop, e sono un po' incerta perché da una parte ovviamente ho un potenziale di bacino d'utenza molto più ampio, dall'altra mi piacerebbe trovare il modo di premiare i miei Patreon, quindi questa parte è ancora in valutazione. Per il resto, il tempo di farla partire e dopo aver fatto la prima tazza che è già promessa e a tema Sailor Jupiter. L'avevo detto e sapete che io mantengo la parola, che se prenderò la cricket, la prima tazza che farò, parlavo con Klaus, sarà Sailor Jupiter, così ti metti tranquillo. Dannazione a me, l'ho presa e quindi mi tocca, il primo tema sarà quello. Da oggi sapete che potete richiedere anche questo genere di servizio. Adesso cercherò di strutturarlo bene, ma insomma tanto dubito che partiranno ordini da 1.000 tazze entro domani, in cui farò dei disegni live. Ci sono già, c'è già ovviamente chi lo fa, io lo farò, non, lo farò su questa piattaforma, su Twitch, e per imparare a usarlo ovviamente, ma insomma cioè, si può fare, insomma sono riuscita a imparare a usare una macchina da cucire ragazzi, senza sapere attaccare un bottone, posso imparare anche a usare la mag press. Esatto. Non te le forniscono con le tazze, le devi comprare a parte. Costano anche un po' di però sì, li ho presi e li userò esattamente così, a quelle lati, scusate. Carpettine, esatto, oggi vado di carpe su questo album che l'ho preso in Giappone nel 2015. No, 16. 15. Perché avevo appena ripreso a giocare a Camarilla Italia, Vampiri. E saltammo, facciamo il primo live, poi saltammo il secondo e Bellaria perché eravamo in Giappone. Il cane sta sognando.
cambierò un po' l'estetica di questo. Nuvola anche il tuo, oh, mamma mia, sì, un sacco. Tantissimo anche. Sì, sogna quando sogna, ha un sacco di rumori. Ogni tanto ringhia anche, mi fa troppo ridere. La mia talvolta ringhia allo specchio. Sì, giocano. Piccolina, giochi, immaginano, cioè. So che la gente dice, ah, ma i cani non hanno fantasia, ma in realtà se giocano hanno una capacità di fantasticare, perché sennò non riuscirebbero a giocare, per cui. Usiamo questi, vediamo cosa succede. Mi hanno invitata a una festa di compleanno, sempre per bambini, e non ho idea di cosa regalare al festeggiato, perché non lo conosco. Piace questa cosa, tutti i pesci ovunque. Molto belli i pesci, non puoi chiedere alla madre. Sì, adesso devo solo smettermi
siccome me l'hanno detto domenica, poi mi è arrivato l'invito domenica sera, ma mi sono con Giorgia che va a letto, poi mi scordo e ovviamente poi passano altri messaggi, cose, mi dimentico. Devo ricordarmi di scrivere e chiedere questa cosa qua. Un periodo abbastanza pieno di cose diverse, eccetera, per cui devo a volte, cioè, faccio proprio fatica a ricordarmi tutto. Mi sto divertendo a fare questa cosa che ho improvvisato totalmente, però la trovo molto simpatica. Soprattutto perché penso che il prodotto finito verrà fuori veramente carino. Tornato dal collega. In che senso tornato dal collega? Questo pennello, anche se è solo nero, lo preferisco perché mi permette di sfumare di più e avere. Grazie. Non ce l'ho. Ciao caro, un bacione. Allora, io direi che lasciamelo asciugare questo e rifarò questa live magari settimana prossima finendolo. Perché mi è piaciuta proprio un sacco. Proprio tanto. Spero anche a voi. È stata una cosa decisamente diversa anche per me, me ne rendo conto. Usare anche i temperetti.
bene, ragazzi, io che dire, vi ringrazio di avermi seguito anche oggi fin qui. Adesso vado a preparare il pacco che deve partire per assolutamente domani e poi credo che mi metterò, beh, a parte fare la doccia, ma mi metterò a cercare di capire come far funzionare la Cricut e questa grande novità che pian piano introdurrò all'interno della mia offerta lavorativa. Grazie di avermi seguito, vi auguro una buona giornata, un buon martedì, anche se non so perché io sono convinta che oggi sia mercoledì. Vabbè, è un mercoledì strano oggi, è un martedì, mercoledì, è un mercoledì, marte. Vabbè, è strano. Un bacione, ragazzi. Ciao. Ciao, bella. Buona saluta a Kira. Fagli un coccolino da parte mia.